Benvenuti e ben trovati dallo stadio comunale di Locri con Mimmo Toscano alla voce, alla ripresa e alla regia Vincenzo Morello per questa produzione in collaborazione con Stadio Radio relativamente alla 14ª giornata del campionato regionale di eccellenza, girone di andata tra il Locri, la squadra di casa, e lo Scalea. Il Locri affronta questa partita interna dal primo posto in classifica con ben 30 punti, affronta lo Scalea, una nobile decaduta al momento per quanto riguarda il campionato di eccellenza, occupa l'11º posto e in zona play-out con 14 punti, quindi una trasferta importantissima per la squadra del presidente Formica, che deve comunque rialzarsi. Gli appassionati del calcio dilettantistico calabrese a campionati di un certo livello per quanto riguarda appunto il campionato regionale di eccellenza, quindi una trasferta dove la squadra di De Pascale cercherà senz'altro di fare punti. Il Locri d'altra parte è seguito a brevissima distanza, non può permettersi passi falsi, in settimana ha conquistato anche la finale di Coppa Italia, quindi un Locri che è chiamato a confermarsi al vertice della classifica di eccellenza contro uno Scalea che ha fame di punti e bisogno di punti. Penultima giornata del girone di andata, la prossima sarà la 15ª, poi ci sarà il break per le festività natalizie e quindi si riprenderà con il 2018. Nel frattempo, a chiusura della stagione, il 23 dicembre, la finale di Coppa Italia di eccellenza promozione Calabria tra appunto il Locri che ha superato il Gallico Catona e il Cotronei che ha superato l'Acri. Per il momento, quale presentazione possiamo dire di aver concluso? Giusto il tempo di dare magari qualche statistica. Abbiamo detto il Locri primo a 30 punti, lo Scalea 11° a 14 punti, il ruolino di marcia del Locri è impressionante, 9 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, di contro lo Scalea ha 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitti. Nella scorsa giornata il Locri ha pareggiato ad Amantea, invece ha vinto in casa 3-0 con il Cutro. La prossima trasferta sarà appunto Acri-Locri per la squadra Locridea, invece lo Scalea chiuderà in casa con il 3 Bisacce. Parliamo un attimino dei gol, il miglior attacco è quello del Locri, dell'intero campionato, 21 gol fatti, 6 subiti, prima difesa insieme al Siderno con una differenza reti di più 15. Lo Scalea invece ha 18 gol fatti, quindi comunque un attacco che non è da pochi, però ha ben 20 reti subite, quindi una differenza di meno 2. Nuovo acquisto dello Scalea arriva a Manganaro dall'ex Reggio Mediterranea, invece il Locri ha già presentato e hanno già giocato sia Tripodi, anche lui proveniente dal Reggio Mediterranea, e anche Puntoriere, Marco Puntoriere, che ha anche giocato in Coppa Italia. Per il momento è tutto, noi ripartiremo con la diretta tra pochi minuti. Benvenuti al stadio comunale di Locri, quindi per questo incontro relativo alla 14ª giornata del campionato regionale di eccellenza tra il Locri, squadra di casa, e lo Scalea, squadra ospite. Le squadre stanno effettuando il sorteggio insieme al signor Ridone di Reggio Calabria per scegliere campo e palla. In attesa che si sistemino nei campi per destinazione, direi di andare subito con le formazioni. Il Locri schiera Galluzzo, Battista Lombardo, Varricchio, Carbone, Libri, D'Ascoli, Tripodi, Ruggero, Siane e Puntoriere. Allenatore mister Scorrano. Risponde lo Scalea con Bellanza, Gianluzzi, Tipaldi, Reccia, Pappalardo, Cardinale, Oliva, Maicon, Cersosimo, Dinella, Marciotti e Manganaro. Allenatore Maurizio De Pascale. Arbitrerà l'incontro il signor Idone di Reggio Calabria, assistenti Padovano e Celestino di Reggio Calabria. Terna regina quindi, il Locri si schiererà per questa prima frazione di gioco alla destra dei vostri teleschermi in tenuta amaranto con frecci bianchi, alla sinistra lo Scalea nella classica colorazione nera e calzoncini bianchi.
quindi alla sinistra dei vostri teleschermi. Dicevamo in sede di presentazione, una Scalea che ha fame di punti, undicesimo posto in classifica, 14 punti, campionato al momento deficitario rispetto a quello che sono, quello che è lo standard dello Scalea. Il Locri invece sta galoppando in un campionato eccezionale, con il primo posto in classifica, la finale di Coppa Italia, quindi veramente un incontro da seguire. Il Locri ha motivazioni forti per mantenere il vertice della classifica, lo Scalea deve fare punti perché, ripeto, è a 15 punti in zona appunto play-out. Tutto è pronto per l'inizio della gara e signori e donne, in questo istante dà il via all'incontro. Oliva Maicon di testa mette fuori e quindi rimessa in zona d'attacco per il Locri. Fallo commesso su Varricchio da parte di Margiotta, lombardo per Libri. Libri che ritrova un posto da titolare e da capitano. Viene fermato puntoriere, non c'è fallo. Sempre Carbone, inserimento per Siano, tiro di Siano. E la palla finisce lontano dalla porta, si può riprendere comunque a giocare, sempre Libri, bella azione questa qua di Siano, non è stato preciso il tiro. Carbone va al tiro, viene rimpallato, può ripartire lo Scalea, ma brivido nel primo minuto di gioco, fallo su Tripodi. Palla per Ruggero, si gira Ruggero, va al tiro, viene respinto, Locri che è partito a razzo, tiene la palla in campo Battista, anzi no, l'ultimo tocco è proprio del giocatore del Locri che rimane a terra, rimessa per lo Scalea, c'ha battuta verso Margiotta, Siano lo blocca, la palla viene fatta scivolare fuori da Tipaldi e si riprenderà con questa rimessa per lo Scalea. Che serve Libri, Libri verso Carbone, entra puntoriere, puntoriere gira verso Ruggero, break dello Scalea, giunge a Calluzzo senza alcun problema, riparte da Varricchio, ecco Carbone, si accentra, arriva al limite dell'area, si allunga troppo la palla, viene fermata dallo Scalea che cerca di ripartire con Tipaldi. Lancio verso Margiotta, Margiotta anticipato fallosamente da Ascoli e punizione per lo Scalea. Terzo minuto di gioco, 0-0, batte la punizione cardinale sulla palla Reccia che scarica per Tipaldi. Ferma tutto Libri, adesso c'è Lombardo in possesso palla, scarica su Dascoli, Dascoli per Galluzzo, Varricchio lascia la palla per Tripodi, difficoltoso lo stop, Cersosimo in profondità ma è troppo lontano di Nella e Galluzzo non ha alcun problema a conquistare palla. Si riparte da Battista per Lombardo, Lombardo per Siano, Libri, lancio verso Ruggero, bellissimo lancio, bellissimo inserimento di Ruggero e dentro l'aria va al cross, troppo sul portiere e Bellanza non ha problemi a controllare.
al rinvio Bellanza. C'è il Sosimo di testa verso Margiotta, palla troppo lunga. Puntoriere commette fallo su Pappalardo. Ci sarà quindi punizione per lo Scalea. C'è il Sosimo sulla palla. Lascia la palla a Pappalardo. Per Giannuzzi, ma si deve ripetere perché ancora non era pronto Idone. Cambia direzione verso Cardinale. Lancio lungo di Cardinale. Rascoli anticipa di testa in fallo laterale. Rimessa di Manganaro verso Margiotta. Margiotta per Cersosimo, i senatori dello Scalea appunto. Riparte puntoriere per Carbone, che lo troviamo spostato sulla destra, limite dell'area, palla per puntoriere, si gira puntoriere, viene rimpallato il suo tiro, recupera palla Lombardo su Varricchio. Varricchio in profondità per puntoriere, ma Pappalardo fa buona guardia e mette in fallo laterale. Libri per Carbone, limite dell'area, prova il tiro, gira del gol, gran gol di Carbone al sesto minuto di gioco, ha preso la mira al limite dell'area, ha preso la mira al limite dell'area Carbone e ha messo un tiro a giro bellissimo e mette subito le cose in chiaro Matteo Carbone, sblocca il risultato al sesto minuto di gioco. Locri 1, Scalea 0, un bellissimo gol dal limite dell'area, si è lasciato spazio a questo giocatore che rappresenta una garanzia per il campionato di eccellenza e ha messo imparabilmente alla sinistra di Bellanza, un gol veramente eccezionale, un bel tiro a giro di interno destro dove non è potuto arrivare Bellanza, quindi Locri mette subito in chiaro la propria volontà e si porta sull'1-0. Partita difficile per lo Scalea. Ecco Manganaro, anzi Giannuzzi. Sempre Giannuzzi alla rimessa. Verso Di Nella, prolunga di testa Di Nella, palla respinta, anticipa tutti Pappalardo, ma la palla finisce in fallo laterale. Lunga rimessa di Tripodi verso Pontoriere, Carbone l'autore del gol, Tripodi, nuovo arrivo anche lui nelle file di mister Scorrano, l'anno scorso ottimo campionato a Siderno, quest'anno è iniziato a Reggio Mediterraneo. Adesso nel mercato dicembrino, intanto bellissima azione tutta di prima, forse un po' lungo il passaggio di Libri, però puntoriere lo tiene in campo, anzi no, bella azione tra Tripodi, Carbone, Libri con l'ultimo passaggio tutti di prima verso puntoriere, un pochettino lungo. Dicevamo di Tripodi, ottimo campionato la scorsa stagione a Siderno, era partito nel Reggio Mediterraneo e adesso nel mercato dicembrino è arrivato all'Occhi così come puntoriere, tanto non fa più parte della rosa dell'Occhi Coris, sostituito appunto da puntoriere e purtroppo anche Bruzzese che ha subito un brutto infortunio ad Agri a Castrovillari. Ruggero in fuorigioco. Celestino ha sanzionato la posizione irregolare di Ruggero e quindi punizione per lo Scalea. Parricchio mette fuori, Ruggero viene fermato,
parte di Dinella, ma si è già piazzata la difesa dell'occhio post di Dinella, troppo alto per Margiotta, ma inizia a farsi vedere lo Scalea al nono minuto di gioco. Sempre una grande cornice di pubblico qui al comunale di Lodi. Battista lascia ad Ascoli, da Ascoli a Farricchio. Libri per Carbone, Carbone di prima per Lombardo, troppo corto ma recupera palla Carbone. Lombardo. Manovra con Manganaro che viene pressato, perde palla, la recupera Siano per Pontoriero al limite dell'area, Cersosimo rinviene e mette fuori. Tanto punizione a centrocampo. Sulla palla Reccia per lo Scalea. La battuta in aria Reccia verso Pappalardo, anticipa Varricchio, Tripodi, ultimo tocco però di Oliva Maicon, anzi no, non era Oliva Maicon, era Tibaldi che si era portato in attacco. Rimessa per il Locri, Varricchio sulla palla, puntoriere. Ne approfitta Margiotta ma mette fuori Battista, Carbone. Fallo di Carbone e ammonizione, colpo al volto di Oliva Maicon, quindi viene ammonito Carbone quando siamo al dodicesimo di gioco, si va a scusare Carbone. E a proposito di Oliva Maicon, una notazione da fare, nipote eccellente, nipote del vescovo Oliva, figlio appunto del fratello del vescovo, di origine brasiliana, adottato in Italia. Sulla palla Manganaro insieme a Reccia, si allontana Reccia, anzi no, si allontana Manganaro. Batte Reccia centralmente, palla troppo lunga, Garruzzo non ha problemi a farla sua. Siano per Lombardo. Lombardo di prima per Ruggero, la palla passa ma Pappalardo protegge la palla sul fondo e si riparte da Bellanza. Bellanza per Giannuzzi. Giannuzzi lungo, viene scavalcato Cersosimo. Libri riesce ad anticipare Reccia, Pappalardo mette fuori, Margiotta apre per Manganaro. Dinella lo ferma ad Ascoli in calcio d'angolo. E quindi calcio d'angolo per lo Scalea quando siamo al 14° minuto di gioco, sul risultato di 1-0 per i Locri, con gol di Carbone al 6° minuto. Cersosimo pronto alla battuta, palla battuta a Cersosimo,
mette fuori Varricchio, Dinella di testa, rovesciata da parte di Margiotta, bel tentativo, ma la palla finisce lontanissima dalla porta di Galluzzo. Si riprenderà quindi con una rimessa dal fondo effettuata breve su Varricchio. Libri scende a prendere palla, l'appoggio è impreciso, rimessa per lo Scalea, viene lasciata a Giannuzzi, ancora Giannuzzi, Cersosimo, Giannuzzi verso Riva Maicon, lo anticipa Varricchio che adesso ha il problema di girarsi e mette la palla in fallo laterale. Sempre Giannuzzi a effettuare la rimessa su Oliva Maicon, Giannuzzi di prima cerca di mettere dentro, Carbone prolunga ma in maniera imprecisa, Cersosimo si gira, scarica su Reccia, Reccia per Tipaldi, Tipaldi verso Manganaro, troppo lunga la palla, fallo laterale, Battista lascia Ruggero. Perde palla Libri, Dinella viene fermato da D'Ascoli, tiene in campo la palla Ruggero, non ce la fa, rimessa per lo Scalea. Due imprecisioni di Libri che hanno favorito due azioni di attacco dello Scalea che non si sono però concretizzate. Lombardo anticipa tutti Cardinale e la palla giunge a Bellanza che rilancia verso Manganaro con molta precisione, può partire Manganaro, guadagna una rimessa laterale già battuta su Dinella, Tipaldi impreciso verso Manganaro, la palla non esce, Battista la tiene in campo, riparte da D'Ascoli, D'Ascoli per Varricchio, avanza Varricchio, cerca un compagno, alla fine ritorna da Battista, Battista per Puntoliere, non è preciso, ancora Manganaro sulla palla verso Margiotta, Margiotta per Dinella, ottimo il controllo di Dinella, non la conclusione, buona intesa tra Margiotta e Dinella. Fatto tutto bene il numero 9 dello Scalea dal controllo al portarsi la palla in avanti, non la conclusione però, e Galluzzo con calma può riprendere sempre su Battista. Siano, Battista lungo verso Carbone, Carbone controlla di petto, riesce a girarsi e a servire Puntoliere sulla corsa, si deve girare Puntoliere verso Tripodi, va a Tripodi al cross, mette fuori Giannuzzi, Tripodi effettua la rimessa verso Puntoliere, Puntoliere protegge palla, sempre spalla alla porta sulla linea del calcio d'angolo, va al cross, riesce ad andare a cross, controllo con qualche affanno da parte di Bellanza, ma adesso la palla può essere rilanciata su Cersosimo. Va Cersosimo, prolunga di testa Margiotta per Oliva, Oliva al centro, buona guardia della difesa dell'Ocri, ma la palla ritorna a Margiotta che viene fermato da Libri senza fallo, riparte Libri veloce nello spazio per Pontoliere che viene fermato fallosamente da Pappalardo e viene ammonito Pappalardo per trattenuta ai danni di Pontoliere, mentre rimane ancora a terra Margiotta. Due nomi finiti sul taccuino dell'arbitro idoneo oggi, Carbone per il Locri e Pappalardo per lo Scalea. Rimane a terra il giocatore dello Scalea, si avvicina adesso anche l'arbitro Idone, sembra che non sia nulla di grave, quindi si riprenderà. Senza bisogno dell'ingresso dei sanitari in campo,
prenderà con questa punizione per il Lotti. Il gioco per un po' di tempo per l'infortunio a Paciotta, la punizione a Pappalacqua. Sulla palla Lombardo scendono tutti i saltatori dell'Occhi, anche i due difensori Varricchio e Dasso.